dobbiamo dimostrare queste piccole cose. Sì, sono un esodato che sto aspettando, diciamo così, che si risolvano il problema proprio degli esodati, ecco, in modo che questo governo qua si accorga di un'equità sociale, di un diritto che è stato, diciamo così, derubato. La mia storia è che nel 2008 un'azienda, non faccio nomi per far pubblicità, multinazionale farmaceutica, hanno visto avanti, era già tutto programmato, chiude l'azienda di 1400 persone e cosa succede? Succede che ci lasciano a casa, entriamo nella cassa integrazione, nella mobilità e ti trovi fuori dal circolo sociale, dal mondo sociale. Ti trovi da solo, ti viene la rabbia, ti viene l'ansia, non sai cosa domani ti può capitare. Perché hanno bloccato i nostri fondi. Noi siamo quelle escluse dalle circolari. Abbiamo il diritto di legge, ma le circolari INPS ci hanno escluse. Dal 2 dicembre l'INPS ha detto che abbiamo ragione e aspetta l'ok del Ministero. La legge è già finanziata, è avanzato 1 miliardo e l'hanno usato per altro. Noi rivogliamo i nostri soldi, il nostro diritto e basta. Non chiediamo altro, solo giustizia. Portando avanti questo tema assieme alla settima salvaguardia, però ancora non c'è soluzione. Giovedì Padoan e Poletti, i ministri, sono in audizione alla Camera, vedremo. Noi però non molliamo perché abbiamo ragione. Poletti e Padoan, sia le circolari, la legge.